La discussione sulle generali sono intervenuti l'elettrice Squerra, il sottosegretario Gentile, nonché i deputati Alasia, Ricciardi, Gianmarco Sciulli, Pastorelli, Sbernagal, Gano Calabro, Marcon, Davilla e Senaldi. Il Presidente rende quindi comunicazione sul calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo. Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Dua, al quale rende presentazione il Presidente, nonché i deputati Melilla, Santerini e Rampi. La seduta termina alle 16.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 4 marzo 2016 con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Baldelli, Di Gioia, Epifani, Giancarlo Giorgetti, Rampelli, Ravetto, Relacci, Rosato e Tabacci sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 2 marzo 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Maria Grazia Gatti in sostituzione del senatore Roberto Ruta, dimissionario. Comunico che in data 3 marzo 2016, con la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha proceduto all'elezione di un segretario e è risultata eletta la senatrice Ornella Bertotta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno era la numero 2276 dei deputati Burtone ed altri, concernente chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al trattamento di mobilità in deroga. L'onorevole Burtone Giampieri, gli do la parola per illustrare la sua interpellanza. Signor Presidente, la nostra interpellanza urgente fa riferimento ad una questione di grande rilievo sociale in questo momento nel nostro Paese. L'interpellanza pone la questione relativa ai lavoratori in cassa integrazione in deroga. Sono lavoratori in maggioranza con un'età avanzata, oltre i 50 anni. Sono lavoratori